Salve a tutti, buongiorno. Ottimo, e adesso dobbiamo spammare sul nostro Instagram. Yes, sir. Come state ragazzi? Tutto bene? Buongiorno, buongiorno a tutti. Oggi io ho preferito un look non per nulla naturale. Ho delle labbra che sono enormi oggi. Ok, ottimo. Quindi This bard's continuiamo. tale begins near White Orchard, with my dear friend Geralt of Rivia seeking his lover of E mentre yore, the sorceress continuiamo. Yennefer. Ok, She clicchiamo il deluded him for link. years, but now seems just Controlliamo il a few steps sound alert che ahead. come sempre si spenge. Perfetto. E sistemiamo un po' di cose. Perfetto. LOL. Bene, ottimo. Ci siamo. Siamo attivi, siamo in onda, guarda. Siamo in onda e siamo anche attivi. Siamo attivi e in onda. Perfetto, quindi adesso si sistema tutto e si parte. A posto. Ok, ci siamo. Il sound alert è approvato, approva. Ciao Entai, come stai? È approvata di bomba il sound alert e siamo a posto, perfetto. Ciao a tutti. Allora, minchia, non c'è qualcuno qui che non ha pozioni né nulla. Non mi ricordo minimamente che cosa ho fatto ieri. Ciao Alessandro, sono in live su Twitch, se ti va passa. Stiamo portando The Witcher. Tutto bene, tutto bene. Entai, tu l'hai giocato a The Witcher? Se sì, ti è piaciuto? Hai trovato dei bug, hai trovato qualche cosa di che non ti è piaciuto? A cosa giochi? Sto giocando a The Witcher. Oh, ho preso la piantina. Bene. Any shortcuts? Samurai! Sì, gioco anche a Fortnite, ma gioco oggi pomeriggio, cioè stasera, dalle 7 fino alle 21. No, non l'ho mai giocato. Dovrei essere molto carino. Vabbè, se no ti guardi gameplay. No, non ti serve. Ho sbagliato, ho bevuto la pozione quando dovevo. Non dovevo, non dovevo, non dovevo. Vabbè. Mi sono dimenticata il tasto, come si gioca. Ok, Samurai, a che livello sei in questa season? Madonna. E la vuoi morire? Sì, vabbè, e mi stoppi ogni 3x2. Aspettate. Sono senza qui. Vai, fai la tua rotolata. Vai, grande! Grazie! Ciao, sono il ragazzo appena entrato sul server. Grazie, Taxel! Raga, entrate sul server Discord se potete. Cioè, che dì, siamo ancora pochini. Comunque sì, grazie, dai. Salve, Svise! Come va? Che tesoro che sei. Vai, prendiamo questo. Quanto è di vita per adesso ancora il Witcher sulla poca. Il signor Witcher. Ah, li avevo uccisi tutti, meno male. Vai, è qui. Dai che ti apro i due come una mela cotta. Metto l'axi per dopo. Vai. Ho letto il messaggio. Grande. Stasera ci sei per giocare quindi, vero Svise? Buono. Calmati, così ti uccido. Bravo, bravo. Allora, dov'è il messaggio del bot che vi dice quali sound alert ci sono disponibili grazie al cheer? C'è il nostro link di Discord che a breve dovrebbe autospammarsi. Quindi, se vi va, entrate pure. Ah no, ma è vero, quel link ogni tot va aggiornato, merda. Quindi è probabilmente inutile. Oddio. Questo scopatore che lì che non è eterno va aggiornato. Ecco perché la gente non c'entrava. Buono. Io non so come ho fatto ad arrivare
amico. C'è un mio amico che vuole guardarti la live tutto il tempo. Ah, ok, grazie. Sì, al tuo amico che lo ringrazio. Che gentile. Lettera bagnata. Vai. Ricchezze tameriane. E soldi sporchi. Soldi sporchi l'abbiamo finita. Questa abbiamo esplorato tutto. Boing. Vediamo un po'. Esploriamo bene, che se ci fosse dimentichiamo di qualcosa. Neto, ciao, come stai? Bella la emote del Joker. Ciao Erking, come stai? Antonio Lognomo alias Sentai, grazie mille. Gentilissimo. Gentilissimo. Sfortunatamente Discord non va il link, perché è vecchio. È vecchio quel link, cavolo. Lo devo aggiornare ogni 7 giorni. È l'unica palletta che c'è. Però se vai un attimo sulle storie Instagram, no. Scrivi su Instagram, te lo mando io in privato il link di Discord. Che sfortunatamente quello devo aggiornarlo. Oggi lo aggiorno, così la live di stasera il Discord ce l'ho per bene. Per 7 giorni, perché ogni 7 giorni devo aggiornarlo. Minchia, sembra la roba di Samara. Non va il link, perché ogni 7 giorni va aggiornato. Yes sir, puoi essere. Ciao Cristian, come stai? Ciao Erking, ciao a tutti. Se vi va passate su Twitch. Su Twitch. Merda, a volte mi parte l'aria che è qua e mi fa fare un brutto suono. Mi tocca masticarmi la guancia per non la guancia per non farlo fare. Prima poi riuscirò a mettermi l'apparecchio, Dio santo. Ok, allora, qua abbiamo fatto tutto, qua ci manca la bomba che non possediamo, non abbiamo il possesso della bomba, quindi però possiamo intanto fare tutte queste missioncine qua per poi fare la missione principale. Cavalla, dove sei? Vai, ottimo. Ma io sono venuto per vederti in faccia, lol. Ma anche su Twitch mi vedi in faccia, anzi, vedi il gioco e la faccia. Tutto bello, sto giocando a Saints Row. Bello Saints Row, cavolo. Lo sapete che io ho sempre preferito Saints Row a GTA? Ma sempre, proprio sempre. L'ho sempre preferito Saints Row a GTA. Ho sempre creduto che Saints avesse quel disagio in più che GTA non aveva, e quindi l'ho sempre preferito. E che volevo dire? Ah sì, no, io sto giocando a The Witcher invece. Boing. Che io in realtà ho giocato solo a un Saints e non mi ricordo manco che numero era. Però mi piaceva tanto l'invasione alieni, i gattini, cioè tutti i minigiochi parlo. Orsey, ciao Altered Carbon 21, come stai? Non so che vuol dire Orsey. If you are English, how are you? I don't understand what Orsey mean. Thank you for writing my chat. Certo, Cristo, che puoi esserlo. Minchia, ma sempre i draghi. E se io volessi combattere sti draghi? Ah, ok, ottimo, sono andato proprio. Vedi che là c'è un ponte. In teoria ci dovrei andare. Ci potrei andare. Però in pratica no. Come on, Rouge. Che in realtà non è Rouge ma Russo. Take it easy. Piano e take it easy, cioè non lo sapevo. Take it easy e mi ricordavo falla facile, tipo. Sì, ciao Alessandro. Sono riuscito a giocare tutti, ma sono sempre diventato con la serie Saints Row. Sono belli. Cioè, secondo me sono più disagianti i Saints. Molto più disagianti, sono molto interessanti. Cioè, almeno a me mi sono sempre piaciuti. Merda!
Minchia. Il one shot in acqua non me l'aspettavo. Non me l'aspettavo il one shot in acqua. Devo essere sincera. Mi ero dimenticata che i Draugr puoi ucciderli solo con la balestra. Eppure standogli molto lontani. Entai, grazie per spammare il link di Twitch, gentilissimo. Ciao Alessandro, grazie per i like. Io intanto mi bevo il mio succo. No, dai. Non fa... cioè, praticamente me la fa rifare. Dio signore, no! Vabbè, si rifà. Dai, che avevo anche sprecato una pozione, quindi ci sta, dai. Ci sta, ci sta. Vai, ammazziamoli tutti, tanto era veloce. È una questione di 2 secondi. Oddio, i Draugr di merda nell'acqua. Che finché stanno fuori l'acqua sono tranquilli. Poi dentro l'acqua, pam, un colpo, sei morto. Cioè, dalla serie. Vuoi vincere facile da parte dei Draugr? Ponzi, ponzi, porobum, tatara. Ok, in teoria... Queen. Ok, buono. Ci siamo. Incastrato nella panca. Sotto la cap... La panca, la capa canta. Sopra la canta... Vabbè. Sotto la panca, la capra crema. Vabbè, sotto la panca, la capra canta. Sotto la panca, la capra crema. Vaffanculo. Quella se mi becca una freccia si crepa. Beh, esatto. A posto. 2k like. Grazie Entai. Non lo so, pensavo alle capre in quel momento. Mi sono fatto ammazzare. Mi sono fatto uccidere brutalmente. Veramente sono il tuo fan numero uno. Ma certo. Adoro tutti i miei fan. Sì, comunque sì, io devo tenere gli occhi un po' aperti. Che così veramente sembro che non abbia gli occhi, veramente, che li abbia piccolissimi. Però sono stanca, quindi non mi si aprono molto gli occhi. Oh, David MT, grazie per il follow. A breve Sandalert, passi, ottimo. Quindi a breve ci abbiamo i Sandalert, che mi farà spavento, perché partirà sempre un po' in ritardo e io non saprò quando parte. Quindi io lo attendo, so che lo sto attendendo, ma poi mi fa paura, mi fa sobbalzare. E anche se non è una cosa che fa paura, vabbè. Allora, ricominciamo da capo. Andiamo a uccidere il disertore. Prima questo qua, che questo... vaffanculo. Ah, è questo qua che ha l'altro freccia, vaffandomo, vai, piglialo. Ah, non è partito sto andando questa volta? Ora l'ho contornato. No, se lì doveva essere partito. Eccolo. Mi sembrava strano. Però non mi ricordavo che volesse così tanto. Buono. Grazie per il follow, David. Ve l'ho detto, ci voleva un po' prima che i Sandalert capisse che dovesse partire. Cioè, ci voleva un pochino. Dalla serie... Ah, ma quindi io devo partire adesso? Ah, sì, ok. Molto così. Molto tranquillo così. Alessandro, grazie per aver condiviso la live, gentilissimo. Giga Chad, sì, esatto. Sono dei follow, cioè mi sembrava carino mettere il Giga Chad quando vengo seguita. Merda. No. Vai. Bene. Credi con lo scudo è più facile ucciderli così. Almeno secondo me. Oh, qui non posso prendere nulla. Pantaloni sporchi. Perfetto, vai.
Lettera bagnata, Boeing e comandante della regione, ricchezze sumeriane. Vai, andiamo a trovare il tesoro sumeriano perduto. E vediamo un po' che succede. Ma Rutilia, puoi venire qui? Se devo fare le missioni tu non presti molta attenzione a dove devo andare. Vai. Ok. Corri cavallo. Oh oh. Corri cavallo. Yeah yeah. Vai. Dai, siamo quasi arrivati. A posto. Hey there. Seria in questa casa? Buono. Buongiorno, posso disturbare? C'è qualcuno qui? Eh sì, io però mi mancava la chiave. Ah, ok, l'ho presa. Buono. Perfetto. E abbiamo finito. Che prima mi mancava la chiave, poi ho trovato la chiave che veniva. La suddetta chiave che apriva il suddetto baule. Volevo fare una frase tipo Jack Sparrow, ma non mi è venuta malissimo. Proprio male, proprio brutta mi è venuta. Ok, andiamo, vediamo un po'. Mi sembra che adesso le bombe ce l'ho. Quindi posso andare qua. Nel mentre mi prendo un po' la balestra. Vedo se i dardi ce l'ho. E cerco con estrema leggiadria e lontananza di ammazzare quel Draugr che se mi tocca mi one shotta. Perché in realtà quel Draugr è Saitama e quindi fa one punch, quindi Geralt finisce polverizzato. Vai, tieni la bomba. Bom. Ciao. Buono. No, il cavallo. Ah, ok, perfetto. No, volevo fare tipo cosa figa dei film americani. Buono, andiamo qua. Ah, ok, c'è il lurido. Vieni lurido, su. Vabbè, no, lo stordimento è lurido, no, però vabbè, uguale. Vai. In realtà va bene uguale, però non è un problema con il lurido. Ok, esperienza 150. E andiamo. Andrea, ciao! Ciao! Ciao Andrea! Bella la mia scrittura, bella Entai! Come hai fatto a fare la scrittura in quella maniera? Mi piace. Oh, lo Sgran Kirsi! Svise! Scusatemi! Ok, mi sono sgranchisciuta abbastanza. Perfetto. Allora, vai. Scusate il ritardo, 5 minuti fa, minchia. Proprio lo scatto alla risposta della Vodafone, tipo. Che arriva in ritardo. Con app. Ma davvero? Cioè, tu colleghi l'app a TikTok e fai la scritta o copi... O copi la scritta direttamente. Oh! E vabbè, Rutilia è morta affogata. Pazienza, da un cavallo se ne fa un altro. No, scherzo, non è morta affogata Rutilia. Andiamo veloce a fare questa missione del Draugr. Allora, innanzitutto la balestra, colpi infiniti. Andiamo a vedere che si può fare con quello piccolo lurido. Dov'è questo? È un'aggiunta stasera. Ah, ok, ok. Va bene, ho capito. Allora, immergiti. Dov'è il Draugr? Ok, così si puntava. Questi sono merluzzi, oh! Dai, prendiamo i Maurizi. Scusate, è bruttissima. È bruttissima, lo so. Però mi piaceva l'idea. Vi giuro, mi piaceva l'idea. Sì, ma do a livello 40.
No, cazzo! Corri, Geralt! Corri! Corri, Cristo e Dio! Corri via! Corri, che quello a livello 40 ti vuole uccidere! Forza, corri! Corri! Signore mio! Corri! 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 Turn back or go forth. È a livello 40, che palle! E non gli fa nulla la balestra! Stronzo! Guarda, di mattina meno droga. Mi dissocio, io non fumo, non bevo, non mi drogo, sono così al naturale, ve lo giuro, raga. Io come mi sveglio sono così. Mia mamma mi diceva che ero speciale. No, scherzo. Vabbè, sotto certi aspetti sì. Lei diceva che ero l'unica bambina che quando si svegliava si iniziava a mettere a ridere in maniera... come se gli piacesse proprio vivere. Cioè, io mi svegliavo la mattina e la prima cosa, mentre la guardavo, ridevo. Cioè, non facevo altro, non chiedevo cibo, e parlo di quando ero infante proprio, non chiedevo cibo, non piangevo, ridevo, mi svegliavo e ridevo. Quindi sono proprio... minchia, one shot, vabbè. Sicura? Sì, sono proprio nata così. Infatti mia mamma mi diceva, no, eri tanto bellina da bambina, cioè tu non eri una bambina normale. Tuo fratello invece appena si svegliava piangeva, voleva mangiare, voleva rompere i coglioni. No, tu tranquilla, cioè se mangiavi o non mangiavi non te fregava, cioè ti svegliavi e ridevi. La prima cosa che faceva era ridere, poi niente, cioè... si ricordava mia mamma di darmi da mangiare, perché io non glielo chiedo. No, dai, no, dall'inizio, no, dai! Ma ogni quanto ci sono i salvataggi in questo gioco? Ogni mille e mai! E poi non sono morta con i draghi, sono morta con i lupi. Buono. Ci fa piacere, guarda. Ma va, che palle! È così, la bomba lanciata così. Ok, buono. La serie, ah, stronzo, sono arrivato. Merda, vai. Tu, freccia del cavolo, lo sai dove sono messo l'arco? Tu lo sai, bene, ottimo. Non devo aggiungere altro. Ok. Che volevi fare tu colpirmi da dietro? Ah, ma ce n'erano altri! Ah no, questo è il capo. Come your ass is mine? Cioè, che cosa vai a dire tu? Oh, sto tipo mi vuole profanare il culo del Witcher. Capo dei banditi, capo dei disertori, birichello. Ah, lei è un birichino, eh. Vabbè. Ciao Raffi! Meglio The Witcher 2 o 3? Ah, a me mi piace un sacco il 3. Però sono gusti personali. Purtroppo devo andare, diversi con The Witcher, grazie! Comunque stasera passate su Twitch, così vedete come sto cercando di uccidere il capo dei disertori. Merda! Uno di vita proprio! C'è la banca! E vaffanculo allora! Mi tocca meditare pure. Qui ho avuto culo. Allora, dobbiamo evitare due cose. I draugr dentro l'acqua, che one shotano e uccidono brutalmente il povero Witcher senza pietà. Ah, non lo so che cosa sta facendo, lo sta facendo tutto da solo, Buono, prendiamo la piantina. Sì, mi piace, belle le unghie, grazie, beh. Sono carine, l'ho fatte passare il gotto stavolta. Si allineavano a alcuni set che ho fatto. Ok, vediamo un po', no, qua non c'è nulla. Allora, io entro qui. Prendo tutto, medito un attimo e poi faccio le cose. Mettere la bagnata, eccetera. Fatto tutto, buono.
Ora mettiamoci qui e si medita, perché se no il Witcher mi muore e poi non ha più la roba. Vai, un'oretta, eh? Vai, 2 orette, te l'abbono. Comunque se sì, mi piace Alessandra, la sua foto profilo è molto carina. Vai, andiamo un po' a fare un po' di roba. Ok. Ma quanti di voi? Ah, ma la vita col cazzo che me la dà, però. È vero, con ultra difficile non mi dà la vita se medito. I piccoli dettagli. Vabbè, allora, stavo dicendo, voi ragazzi la scuola non l'avete oggi di sabato, perché alcuni ce l'hanno, alcuni no. Sì, ora le api vogliono anche loro farmi del male. Che puttana. Le bees. Prendili tutti, incontrate la witch, caccia tesoro, ricchezze temeriane, vai. Andiamo lì velocemente. Ma buongiorno Absalon, come stai? Sì, ok, però veloce. Buono. E poi sistemiamo la mappa, così almeno dopo sappiamo dove dobbiamo andare. E ovvero qui non ci andiamo più. Proprio off limits. Proprio niente. Proprio zero. Proprio nada. Non ci andiamo. Coi cazzo. Ok. Let's go. No, almeno non finché. Cioè. Non gli faccio niente. Proprio niente. Almeno con la balestra. Ok. Modalità ultra difficile. Ma non gioco plus. Gli facevo male con la balestra. Gli facevo male sott'acqua. Whoa. Ora niente, proprio zero, no, non mi scalfisci, cioè. È difficilissimo il gioco plus più ultra difficile, veramente. Cioè, solo con. Almeno io trovo difficoltà solo contro i cani, perché sono tanti e poi non si capisce manco come si muovono. E coi dragger marino, fine. I miei nemici giurati sono quelli. Poi il resto, umani, il resto lo ammazzo tutti tranquillamente. Ciao Bian, tu come stai? Tutto bene, tutto bene. Dai, Rusile, no, sbagali, io non c'ho voglia di sbagarti, se ti giuro, ti voglio bene, cavallo mio, ma non ho più pallida, non ho la più pallida voglia di sbagarti dal tuo posto felice. Vai, vieni qui, tesoro, vieni. Tesoro di cavalla, vai, ottimo. Vai, andiamo a far saltare un'altra volta in aria. È un déjà vu continuo. PS, nei cheer c'è il sound alert. Déjà vu. Da la 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 la. Place Na 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 spin. Na na of power. Google Nest na na na. ought to just destroy it. Beh. Io che voglio la live rumorosa, ma non posso io stessa fare rumore. RIP! Se no metterei io stessi i sound alert ogni 3-2. Dai, so che tu sei qui, ghoul. Che come mi allontano, eccoti. Eccoti. Ti chiamerò Giancarlo, guarda. Oh, Giancarlo. O si tratta così un Witcher della mia età? Rispetto agli anziani. Forza, Giancarlo, ti devo insegnare tutte le buone maniere. Ok, Giancarlo è morto. Giancarlo il ghoul ha lasciato e è andata a miglior vita. Buono. Perfetto, andiamo. E andiamo via. Io voglio vedere che cosa farò contro il grifone, veramente, che è il primo boss di livello. Se è così i cani, eccoli là. Se è così la questione, c'ho mezza paura per il grifone. Ciao, vorrei derubarvi di tutti i vostri averi, ma non lo farò perché ci tengo alla mia vita. Dopo fai Fortnite, Fortnite lo farò stasera, come sempre. Verso la sera. Vai, ora passiamo. Bene, così. C'è una che ti ha indirizzato subito nel settore che fai ora o viceversa? Tu che scuola hai fatto? Ho fatto il liceo classico io. Non si direbbe,
realtà volevo fare l'artistico, cioè perché io sono sempre stata un amante della pittura, poi dipingevo, ho fatto diverse opere mie Faster. che me le tengo in casa e non le mostrerò a nessuno. Cioè, amavo disegnare, amavo dipingere. In realtà volevo diventare una mangaka da bambina, pensa un po' te. Mangaka, se non potevo diventare mangaka, volevo diventare scrittrice. Se non volevo diventare scrittrice, volevo diventare pittrice. Se non potevo diventare pittrice, boh. È una cosa di... cioè, mi aprivo a molte idee. E niente. Ma sono tutti passioni che prima o poi ritornerò a fare, eh. Oh, non è possibile. No, di solito non mi fanno tutto questo danno. Non mi fanno tutto questo danno di solito. No, non dimmelo che mi fai ripartire tutto da capo, perché veramente non ci sto. Non ci sto, non ci sto, non ci sto, non ci sto. Non mi fare sto scherzo perché non ci sto. Ah, me l'avevano indirizzato all'artistico, ma non l'ho fatto, ma ho fatto lo scientifico. Ah, no, a me mi avevano indirizzato, cioè, se devo essere sincera, mi avevano detto, guarda, la sua figlia dovrebbe andare all'ITIS, proprio direttamente. No, vaffanculo! Ah, ma no, allora, perché diciamo che, cioè, quella dell'artistico mi disse, sì, può andare all'artistico, è brava. Diciamo, in realtà ho avuto diverse maestre stronze. Cioè, una diceva che facevo schifo a disegnare, che non dovevo mai poi mai prendere un pennarello in mano, che facevo veramente cagare. E l'altra, quella di storia dell'arte, che vedeva bene i disegni, diceva che ero brava e che potevo andare all'artistico. No, basta, non li faccio queste. Vado a fare la missione principale. Mi ha rotto i coglioni, cioè. No, dai, no, la facciamo, la facciamo. Per il completismo! Quella di italiano mi diceva la sua figliola può fare tutto, ha grandi potenzialità, l'unica cosa è si deve applicare. Vista mia madre così. Quello di scientifico uguale. C'avevo quella di scienze che era stronza, che poi infatti ha mollato dopo 2 anni l'insegnamento alla nostra scuola. E praticamente disse che cosa vuole fare. Vedete, di solito i lupi non mi fanno tutto quel danno. Fanno un danno così. Che è lei in quel posto che fanno tutto quel danno? Vabbè. Cioè, praticamente quella di scienze che avevo i primi 2 anni di liceo, disse a mia madre, che cosa vuole fare la sua figliola? Ah, è indecisa tra l'artistico e lo scienziato. Cioè, che hanno detto gli altri docenti per dove mandare sua figliola? Ah, artistico, scientifico e... beh, comunque sia classico. Ma vuole sapere un parere? Secondo me no, dovrebbe direttamente andare all'ITIS e poi andare a lavorare. Non credo che abbia le capacità cognitive per imparare le materie, fare licei così difficili. Beh, il bello è che io andavo bene a scienze. Cioè, nonostante tutto, con lei prendevo 7-8. Però era lei che era proprio stronza. Cioè, questa era proprio stronza che sono di scienze. E io, quando mia mamma mi disse, io gli dissi, ah, dice così? E qual è la scuola che più questa stronza ha detto che non posso fare? Ah, liceo classico. Va benissimo, la prendo come sfida, vaffanculo. Vado a fare il classico e ci esco pure con una bella media. Non voglio la sua email, gli mando il mio attestato che ho passato il classico senza bocciare. A quella stronza. Quella era veramente stronza. Ciao Anna! A me avevano indirizzato all'artista, ma io ho fatto lo scientifico. Ma hai fatto bene, ognuno deve fare quello che si sente. Poi tutti questi, io ti indirizzerei qui, io ti indirizzerei là. Ma scusa, alla fine, cioè, scelgo io, no? Cioè, che tu ci metti bocca, sì.
L'hai dimostrato che potevi farcela, l'hai presa come sfida personale. Ma io prendo tutto, sono talmente tanto permalosa, cioè non sono permalosa, io prendo tutto come affronto. Nel senso, ah, tu quello non lo puoi fare, cioè io non penso posso farlo, non posso farlo, io parto subito. Ah sì? Non posso farlo? Tu dici questo? Ah, lo faccio. Ottimo, ottimo, mi hai dato una nuova idea. Se pensavo di non farlo, ora lo faccio, cioè. La gente non mi ha mai saputo prendere, tipo, no, non fare questo perché. Cioè, sarebbe stato più carino, non fare questo perché non ti piace, non ti andrebbe. Più che non fare questo perché non ce la puoi fare. Cioè, della serie, così proprio colpisce il mio orgoglio che io sono una principessa saiyana a confronto. Cioè, per l'orgoglio che ho, infatti amo Vegeta per questo, perché c'ho lo stesso orgoglio di Vegeta che parte e dice, ah sì! Tu lo dici? Vediamo un po'. Vediamo un po' se. Il bello è che sfortunatamente non ho trovato la sua email o il suo indirizzo di casa, se no glielo mandavo sul serio l'attestato di quanto sono passata al classico, ti giuro, gliel'avrei mandato con un video da serie Damn Bitch! Hai visto? Non potevo farlo, Damn? Ok, buono, ciao, buona vita, grazie. Così. La serie, hai visto? Bene, buona vita, buona giornata, buon lavoro, buon qualsiasi cosa stai facendo, te e figli maschi. Più o meno così. Ma infatti io vado avanti così, più uno crede che non ce la posso fare, più. Ah sì, non ce la posso fare, allora io punto. E non importa quando ci arrivo all'obiettivo, basta che ci arrivo. Poi se non ci sono arrivata è impazienza. L'unica volta che aveva ragione. E morici! Madonna, volevo uccidermi questo stronzo. Bon. È perfetto. Ecco, dimostra. Brava, mi piace questa mentalità. Cioè, quando mi dicono che non posso fare qualcosa, io dico, allora guarda come la faccio. Esatto, della serie, ma scusa. Sai, non solo vuoi ledere la mia libertà e vuoi decidere per me cosa posso e cosa non posso fare, ma soprattutto mi sminuisci così tanto credendo che non la posso fare. Ma scusa, saprò io che cosa posso e non posso fare. Cioè, non è che posso fare tutto, per esempio, ballare ora su di piedi qui la breakdance come un ballerino professionista è ovvio che non lo posso fare. È ovvio che non mi riesce. Però, per esempio, se qui a un anno mi metto a allenarmi, forse qualcosa la posso fare. Quello sì. Cioè, so anch'io i limiti della mia persona. Non mi serve che qualcuno mi dica me stessi che limiti ho. Lo so io, cioè, che metti bocca a fare. Ma tu in questi giorni andrai da qualche parte? Allora, io oggi pomeriggio, cioè non oggi pomeriggio, verso l'una e mezzo il treno e vado a Firenze al lavoro. Per questo streamerò tardi oggi. Streamerò verso le 7, le 8, vedo un po'. Vedo a che ora torno da lavoro. E beh, io mi muovo solo per lavoro, raga. Non. Diciamo se qualcuno mi chiede, ma scusa, oltre al lavoro esci per boh, qualche ora a divertirti, o vita sociale? No. Perché viaggio così tanto quando lavoro che veramente quando non lavoro voglio solo di stare a casa, streamare, pantofole, ora che è freddo, caffè e latte o direttamente cioccolata calda, Netflix, copertina. Veramente. Però vabbè, ovviamente anch'io ho una vita sociale, non credete? Cioè, domenica devo attingere a tutto il mio. Andiamo qui, ma salvo, raga. Ora salvo, vaffanculo. Devo attingere a tutto la mia non introversione, ma la mia estroversione affinché domenica possa uscire con gli amici e andare al perdono.
e andarmene sulle giostre. Io amo le giostre, le adoro, cioè mi farei 1500 miliardi di giri sulle giostre. Amo il tagadà, amo il calcio in culo, amo tutte le giostre, quelle più belle, quelle più pericolose, quelle più che ti fanno rizzare i capelli, ti fanno provare paura, io le amo tutte, soltanto che molte volte quando, cioè se devo uscire da sola con il mio ragazzo, ok, e lì ci arrivo, se il mio ragazzo ti dice usciamo con amici, dipende. Dipende quale lato di me stessa si sveglia quella mattina. Se è il lato più estroverso della serie, sì dai, bella bro, andiamo a fare Baldoria, o quello, ma io in realtà volevo tanto stare a casa, copertina e cioccolata. Cioè dipende quale delle due personalità vince il fight di prima mattina. Magic. Che poi, anche se sono estroverse e introverse, entrambe le personalità sono molto solari. Cioè più o meno, cioè danno l'impressione di essere solari, però veramente ce n'è una proprio che dice no, la gente, no, non voglio uscire, non voglio vedere nessuno, casa mia, bella, tesoro, un pochino così, alla Smigol, immagino così il mio me medesimo. A me non piacciono quelle che girano i fan girare troppo la testa, no, io adoro proprio perché gira la testa. Absalom, grazie per la donazione. Vorrei il tuo autografo, ma grazie! E quando mi dicono posso fare, ma c'è stato dei giorni da qualche parte, vorrei il tuo autografo, ma quanto costano le rose? Poco, costano poco da quel che sappia, perché praticamente io prendo un centesimo a rosa, quindi non credo che costano molto più di 10 centesimi, credo che costano pochissimo le rose. A me piacciono tutte quelle che mi fanno girare la testa, mi fanno sentire viva l'adrenalina. Ok, Queen, no, bene, Nini, vai, esplodi, buono, vai, un lupo arrosto, che vuole a me, Fido, oddio, Fido, non venire che tu con un morso mi stacchi la giugulare, a quanto pare, visto che mi ammazzi subito. Vai, buono. Merda. Fido, stai calmo. Stai calmo, Fido. Fido! Si fermi lei! Si calmi! Ok, perfetto. Morto. Ok, ottimo. Sono pure avvelenato. Ok, ho preso tutto. Ho defraudato questo bottino. I ravioli sono importanti, raga, ricordatevelo, i ravioli sono importanti. Dov'è Digni? Voglio anche questo miele. Miele al veleno, che delizia. Merda, oh, quanto mi biciula. Giulio, ciao! Grazie! Grazie mille, Absalom, per la donazione. Allora, inventario, io ho visto che... Oh, i consumabili non ci stanno, non me l'ha posizionati. Oh, eccoli qua. Vediamo queste selle. 20 vigore, 45 di vigore, subito! Subito ho sbloccato la sella 45 di vigore, ma immediata subito proprio. Ok, ho salvato. Io direi di risalvare che questi lupi coi cavolo che io li voglio riaffrontare. Grazie Giulio, gentilissimo, ricordo di passare da Twitch a Arden Chan. Esatto, grande Entai, passate da Twitch se vi va, così vedete il gioco anche. Ok, vediamo un po' dove andiamo. Là c'è il paludume, il dragherone, ma minchia che liscio che ho fatto. Paludume, i dragheroni, ma a forza di dire dragheroni mi è venuto voglia di gamberoni, raga, no, vi giuro, c'ho voglia di gamberoni adesso, c'ho voglia di gamberoni di prima mattina.
Peccato che il sushi non è aperto a quest'ora, se no gli ordinavo, non lo so, 10 gamberoni, anche crudi, non mi interessa, basta che siano gamberoni. Sì, io i gamberoni li mangio crudi anche con la coda e anche con il guscio. Non ho problemi a mangiarmi i gamberi crudi e con il guscio. Cioè, mangio tutto del gambero. Bella! Non provartici, sai? Non provartici! Vabbè, tu ti sei buggato! E c'è anche il cane! Ma bravo zio, bravo che l'hai ucciso per me! Meno male! Se dovevo combattere anche il cane c'avevo paura, guarda! C'avevo mezza paura se dovevo combattere anche il cane! Ma tu scappi! Vabbè, lascia però sui cani, raga, uccidete i cani, vai! Vai! Oh! Osservo mentre i cani ammazzano tutti! Più o meno! Merda, non sono stati uccisi! No, cazzo! Oh! Ma sono vivo, perché? Era in piedi! Era in piedi! Era morto in piedi! Si stava ancora muovendo! Non era morto! Ti seguo anche su Twitch, sei la mia preferita. Grazie, sei un tesoro. Sei un tesoro, grazie. In piedi, cazzo! Davvero, no, non sto scherzando. Va clippato, era morto in piedi. È morto in piedi il tipo. E si stava anche ancora muovendo. Barba bianca chi? Scusami. Barba bianca chi? Geralt di Rivia, il nuovo morto in piedi che anche se è morto si muove ancora. Venghino signori, venghino. Il morto che dopo il morto che parla, il morto che cammina. Il morto che parla è veramente un numero della smorfia napoletana. Niente live, dici. Cioè, io entro in live e dici in piedi, proprio così. In piedi, signori, signori. Sto giocando a The Witcher. Sto giocando a The Witcher. Questa è la scena che potete capire solo appunto vedendo che il disagio che è successo qua, veramente. Non mettiamoci qui in... Merda. Oh, si inizia così? Si dice che boh, mi volete morto. Vabbè, quello è ovvio che mi volete morto, però questo mi mira 50 ore e poi non mi prende. Tu su LOL non avresti successo, sai, vero? Sei un pessimo AD carry. Allora, best main di LOL oltre a Jhin, perché è un buon assurdo, direi di AD Harry, parlo di AD Harry. Jinx ovviamente, che infine non esistono altri AD Harry, secondo me non ci sono altri, secondo me sono finiti. Merda, questo mi ha picchiato. Mori? Buono. E adesso non sono intervenuti i lupi, bene, grazie, grazie che ci avete lasciato in pace. Terra, ciao. Va bene, tu bevi succo della coppa e io il succo San Benedetto succoso. LOL. Eh no, non ho trovato il Vital, perché a me mi gabbia il succo. No, il succo Valfrutta mi piace a me, raga. Io amo il succo Valfrutta. È uno dei miei succhi preferiti, il succo Valfrutta. Però non c'è. Non c'è proprio. Non l'hanno portato. L'hanno finito. Non lo so. Non c'era. So solo che non c'era e. Ah, ma c'è ancora un disertore vivo.
scriveva: tu, vedendo i tuoi compagni morti, non hai pensato minimamente, un pochettino, picco piccolino, di andartene a cagare e di salvarti le pelle, le mutande e tutto quello che hai addosso? No, non ci hai pensato. Bene, ti fa piacere. Dai, ora vado, Ale, stasera quando rifai la live ci ribecchiamo. Iser, fai tu, io vado su Twitch. Oh, Ale, fai un party. Un party in che senso? Ah! I lupi! Scappa, lupi, la vada, scappa. Ma io in realtà penso che una volta che diventerò, se diventerò una streamer famosa, farò come faceva Yotobi. Tipo, facciamo un mega gruppone e ci vediamo tutti, boh, a Milano, a Bologna o... Ah, tu intendi parte di... No, non posso fare quello perché sennò ci si sente su Twitch. Comunque sia. No, io sto pensando che se diventassi mai un Dario, uno Yotobi, eccetera, eccetera, farei tipo un giorno... Che... Ah, questo l'ho dimenticato di farlo, vedete? Questo l'ho dimenticato di farlo. Ora la devo fare. Un giorno tipo che ci ragioniamo tutti a Milano, Bologna, in qualche città d'Italia dove lavoro, ci vediamo sotto la mela e boh, facciamo un po' di casino lì. Con le casse, a ballare, così, a casseggio. Come faceva Yotobi quando si incontravano tutti alla mela, lui e i suoi fan. Alla mela di Milano. Se ne sapete che cos'è la mela di Milano, è un monumento vicino alla stazione centrale e si riconosce perché ha la forma di una mela, letteralmente. È una mela. E sarebbe, beh, secondo me è fighissimo, cioè tipo ci... cazzeggiamo insieme un pochino. È l'unica parte che potrei fare, in questo senso. Un Dario si trasformi, no, tu vieni a Perugia, lol. Vieni a Perugia! Lo sai che effettivamente di lavori fotografici a Perugia li ho fatti veramente pochi? Cioè, li ho fatti di più su Roma, Calabria, Puglia, ma in Perugia veramente pochi. Qualche volta, eppure ce l'ho a due passi, la Perugia proprio. La Perugia è diventata un nome utente. Eccoti! Eccoti e dai, come stai? Tutto bene? E questo va a mangiarsi i cadaveri? Sto stronzo. Sì, perché i ghoul fanno fermentare i cadaveri, perché sono in realtà necrofagi. Sono necrofagi e quindi praticamente fanno fermentare il cadavere, un po' come il vino. E quando è fermentato abbastanza e puzza abbastanza di morte, lo vanno a mangiare. Giochi a Fortnite. In questo momento sto giocando a The Witcher. Se ti va passa su Twitch per vederlo. E che altro? Niente, questo sto giocando a The Witcher. A Fortnite ci giocherò stasera dalle alle 7, sì, credo alle 7. Se non vado a mangiare fuori alle 7. Ok, bene, abbiamo fatto tutte le missioni secondarie, credo. No, ora dobbiamo fare... Buono. Vediamo l'albero, il coso delle missioni. Andare qua, prenderli tutti, vabbè, completa la collezione di carte Gwent, ma... Ah, diavolo del pozzo, bisogna fare, cacciare le ricchezze temeriane, usa senza di qui, cacciare... Ah, me ne sono dimenticato anche questo. E poi andiamo a fare il diavolo del pozzo. Visto, rifare mille volte le solite cose, mi sono dimenticato qualcosa. Così, io metti la cam più grande. Non posso, sfortunatamente, con la questione PlayStation non posso mettere la cam più grande. E quello è il problema. Se mando con la Play, quello è il formato. È il massimo formato che si può avere. Non si può avere di più grande. È l'ultimo, è l'unica cosa. È il massimo, esatto. Fortunatamente è questo. L'unica cosa è che, appunto, continuando a fare le live e prendendo un po' di soldini da Twitch, io riesco a prendermi un computer buono e da lì ho già una telecam, una cam, diciamo, e da lì intanto iniziare con la cam che ho io, che non è male, non è male per nulla.
però non è di chissà che qualità, e poi comunque sia più grande e poi continuare piano piano migliorare il setup. Adesso con i nostri fondi questo è il massimo. Ho messo i sandali, ho messo tutto. Questo è il massimo. Appena Twitch dà i frutti, che dovrebbe darli più o meno già da ottobre, inizio a mucchiare i soldi di Twitch per prendere il case, che non devo, per i monitor ce l'ho già. Devo prendere solo il computer, cioè la parte che serve, ecco. Se vuoi te lo regalo. No, grazie. Vegeta, ciao! Grazie, Vegeta! Grazie di essere entrato. Come stai? Diciamo che per le migliorie ci va lavorato mese, appunto, per migliorare il setup. Cioè, non è questo il massimo di quello che posso offrirvi, ecco. Però ci devo lavorare mese, più che la community cresce, più è più facile per me fare le cose. Capito? Più facile anche poter comprare le migliorie e fare le migliorie che vorrei fare. Perché ovviamente anche io vorrei migliorare la postazione. Mi piacerebbe la postazione fighissima. Che ho visto degli streamer che hanno delle postazioni veramente belle. Alcuni che non sono famosi ma non hanno delle postazioni bellissime. Altri invece che ne hanno strafighe le postazioni. Direi, sì, vorrei anch'io una stanza proprio strafiga così. Ma proprio anche... non tanto per lo streaming, ma proprio anche per l'arredamento. Cioè, a me piace molto il punk particolare. Lo stile streaming comunque sia un simile, simile punk. Un po' la pop culture più che altro. Proprio un simile punk pop. Ok, vai, andiamo. Andiamo a fare il contratto. Soldi! Il Witcher vuole soldi! Il Witcher vuole grana! Dovesse comprare uno studio per quello. No, cioè, per adesso no. La stanza che ho io può servire e basta e avanza. La posso arredare come voglio, capito? Quindi l'arredo come mi pare e poi vediamo. Cioè, infatti io sto arredando le stanze di casa mia un po' come cavolo mi pare per farci le cose. Tipo la cucina ho tinteggiato i mobili di lilla. Di lilla. Cioè, come si può dire? Lilla o lilla per me è uguale. Vabbè, il lilla è il fiore. Il lilla è il colore, quindi boh, credo sia più lilla. Comunque sia. Niente, l'ho tinteggiati per... E ho dato il nero alle mattonelle, perché erano bellissime quelle che avevo in casa. Cioè, me la sto ridando tutta in maniera particolare, che affinché così posso farci qualcosa anche senza spendere un rene. Anche perché sono brava a fare i lavoretti di casa, quindi tecchiare, mettere cose, stuccare, creare. Ho anche la stampante 3D, quindi molte cose me le creerei da sola. Bello tuo Instagram, grazie Vegeta! Herbalist claims you fight the fever with drink. Arden ha chiesto. Ci sono tante versioni di Arden e una è tinteggiatrice di case. Don't let any man near. This ghost. Describe it for me. Ho dovuto ripetere due volte tinteggiatrice di case, che non mi era venuta la prima. I meant what does it look like? Ah, è un consiglio. Metti la cam più grande. Ah, ok, ho letto tutto, ottimo. Where's a dirty dress? All rags, it's skin flak. Some wraith. Ok, vai, andiamo, vi ho capito, ti aiuterò. Parliamo della mia ricompensa. Sgancia i soldi, vogliamo i soldi. Ok, sgancia la ricompensa. If you could drop your price a bit, I'm sure. That settles it then. Vabbè, bravissimo. Ho visto la macchina al casino. Sì, come la macchina al casino. Magari. Go. No, non credo che... Davvero, cioè, non credo che tu ce l'hai vinta la macchina. Vai, perfetto. Dov'è?
Allora, voleva sganciare così poco. Però guardate che cosa è in casa. Se non l'hanno spacciato, lui in casa c'ha un sacco di soldi. Allora, 18 oren. Ok. Che è molto di più della paga che dovevo prendere. E c'aveva anche uno smeraldo. Io mi ricordo che ha uno smeraldo sto stronzo. Cioè, mi voleva pagare un cazzo. E poi, eccolo. Ah, l'hanno patchato. Prima, qua, invece di Optima Mater, c'era lo smeraldo. C'era lo... Vabbè, comunque se c'è polvere di rubino che costa un sacco. Eccetera, eccetera. C'era molto di più che quello che lui mi offriva come contratto. Si vede che sei genovese, Spilorcio. Ciao. Ciao, dai, 10 Pro Gaming. Come stai? Sono serio. Ho appena visto il tuo posto, sono bellissimi. Grazie mille. È il mio lavoro. Mi fa piacere che venga apprezzato. Davvero, no, mi fa un sacco piacere che venga apprezzato. A breve devo metterle anche altre. Ultimamente sto facendo un sacco di fotoset, ma non ne sto manco mettendo uno, Dio signore. Ok, ora che Geralt ha fatto un po' di giardinaggio. Geralt passione giardinaggio. Invece di mia passione, Geralt passione. Vai, e ora scappiamo verso la missione. Vai, buono. Perfetto. Comunque sia, dai, grazie per aver scritto, benvenuto. Vedo che è la prima volta che stai, che scrivi nella mia chat, quindi ti ringrazio. E come stai? Tutto bene? Dove vuoi che ti mando le foto? Instagram. Ma davvero hai vinto la macchina? Infamous well. Strange. Sei sei. Of a ghost. Maybe it only shows a well scorched. Ok, buono. Il funghetto. Grass around the well scorched. Buono. Raga, io c'ho fame, non so voi. Veramente c'ho fame. C'ho un sacco fame. Body's dried to a crisp. Signs of burns. All signs point to a new race. Vuoi ti mandare? Sì, ok, va bene, mandami le foto su Instagram. Ok, qua ci sono le cinghie, i fiorini. Poi tutta questa roba devo tutta convertire. Ah, ma sono pesante, no. Ok. Mi si muoveva due all'ora. E vado a due all'ora per segnare la pizzeria. Non mi ricordo come faceva la canzone, sinceramente. Perfetto. Pelle, ottimo. Oh. Non posso fare qui cosa? Sto andando, sto camminando. Journal might be useful. Ok, buono. Allora, alchimia, glossario, bestiario, lupi, orsi, grifoni, drago e ghoul, diavolo del pozzo e Ivrit, vabbè, visto tutto, vai. Something's tied the noon wraith to this place. Buono. Eccolo. Ma quando mi hai mandato due altri minuti messi insieme. Ok, barely visible. Someone was dragged this way. Someone who was still alive. A posto. Ottimo. Dai, oddio. Grazie per il follow, dai. Ma mio Dio, non è partito il sound alert. Dio signore. Scusaci, dai. Non è partito il sound alert. Te lo sgranchiesto. Scusa. Under the right conditions, bloodstains can remain visible for decades. Bye. Ok, sgranchisciuto. Another print by the well. Sound alert, a volte mi si mette in pausa. Ho fatto io il sound alert stavolta. Invece, peccato che c'era il Giga Chad come stand alert, era molto carino come alert.
Trova lo spirito di sostanza di witch. Ah, di pozzo. Qua dietro c'è un orso, l'ho già capito. Dai, fammi passare. Fammi passare. Dai, che posso passare? Ho passato mille volte questo coso. Vai. Prima si poteva rompere quel coso. Vai, bene. Ok, io sono sicura che quello si può rompere. Ok, a posto. Però anche se rotolavi ti si glitchava tutto, tipo. Faceva un mega glitchone. Vai, esamina. Conosci uno che si chiama Antonio? Entai, sì, Entai si chiama Antonio. Che prima era Antonio l'ognomo. Ma veramente mi hai mandato la... me l'hai chiesto te! Quindi ti ho mandato l'audio. Oddio. Uccide Draugr, poi stacco. Che devo pranzare e poi partire. Left arm's missing. Comunque è giugno, sono 14enne. Quindi l'ho detto bene, 14-16. Was she wearing the bracelet from her husband? Might be why her arm fell off. Vai. Andiamo a prendere il... Andiamo a prendere il braccialetto! Vai. Ui! Dov'è? Ah, oh, ecco il braccino. Il suo braccino. Ok, ora dov'era il... Ecco di là. Aspetta! Tu mandi la foto. Quale foto? Un braccialetto di signore a Claire da Volker. Oh, che carini. To Claire from Volker. Bracelet must have belonged to the woman in the well. Della macchina, ti mando la foto. Ah, ok, ho capito adesso. For good. Better do it near the well. Ok. A posto, andiamo, andiamo. Esci dalla caverna. Va benissimo, mandala pure la foto. Vai. Super veloce. Geralt sottomarino proprio. Nel magico mondo di Geralt. Dai che l'ossigeno ti scarseggia, su! Vai, vai, eccolo, vai. Poi... Need to prepare for this fight. Brew some wraith oil. Sì, ok, ma io voglio salire, per favore. Ok, a posto. E ora bisogna preparare il decotto, se possibile, più che altro. Perché non è detto che sia possibile, Geralt, preparare il decotto di wraith. Dipende se abbiamo tutti gli oggetti. Vediamo un po'. Alchimia. Alchemy. Vediamo se abbiamo un po' di oggetti per... Allora, in mitraglia sì. Le pozioni in miele bianco. I decotti sono in miele bianco, possiamo fare. Buono, buono, buono. Vabbè, facciamo la bomba. Mitraglia. E in miele bianco. Non mi servono un granché. Ho un guento, ecco. Antinsettoidi. Prima l'impeccato, vabbè. Andiamo, antinsettoidi, antibestie. E prima l'impeccato, vabbè. Tutto tranne quello che ci serve, veramente. Bene, a posto, ottimo. Ci fa piacere. Grande XR. Vai, andiamo a fightare il Wraith. Brucia corpo. Brucia. And the bracelet. Igni.
Ed eccolo lì. Oh, ma che bella sposa che sei. Bellissima. Cioè, c'hai una bocca da baciare, guarda. Hey, I think it worked. Che dire, sei stupenda, meravigliosa, una bellezza sconfinata senza parole. Sono di fronte alla tua bellezza, sono impotente proprio, sono ghiacciato dalla tua bellezza, guarda. Bene, diventate in tre. Buongiorno. Cosa coi and the Bride the Witcher, esatto. Merda! Bell'altra! Merda, sei ridata la vita! No, Jesus! Merda! No, le pozioni! Dovevo berle! Basta, buono! Via! Dai! Un, due, tre, quattro, buono! E ora se li fa in tre, se li dà la vita, Dio Signore, 800 a botta, se li dà... La vita sarà da 800 a botta, non a uno. Dai, no, non ritornare, sana. E così... Donna, così non la fai, non l'ammazzo più. Dai, vieni. In modalità ultra difficile era veramente una puttana. Sei chi tu puoi essere? Merda. Eccolo. Dove sei? Allora, una a te. Una a te. E una a te, e vaffanculo. Rimanici bloccata lì dentro, dai. La porto. No, non mi uccidere. Ho sistemato il bot, appena entra qualcuno diventa solamente un ruolo. Ok, grande. Grazie, Spice. Madonna! Dai, ucciditi! Ti prego, muori! Ti prego! Non farmi! No, non darti la vita, ti prego, muori! Voglio che muori! Muori! E sto supplicando! Muori! Spawnare dove vado! Sei... Per favore, distanza di sicurezza, potete avere il Covid! Da come sei conciata! No! Vieni qui! Sposa cadavere! Vai! Oh! Morta! Grande! Oh! Perfetto, ora leggo. Buongiorno Urka, Tosakoin and New Bride to the Witcher. Esatto, ciao Porto. Adesso si spiegano il bot che ora appena entra qualcuno automaticamente gli dà un ruolo. Grazie mille, Zvice. Ringraziate It's Zvice che è il nostro mod e il nostro tutto fare di Discord. Grande, grazie. Gentilissimo. Fatto. Che cosa ti piace? Io faccio come vuoi tu, probabilmente non rosa, grazie. Viola! Adoro ascoltarti, grazie. Chi è mod? Zyx è il mod di Discord.
esagerate. Il nostro mod di Discord. È lui che ha settato Discord e tutto il resto. Ok, ce l'abbiamo fatta. Oh, Mav, grazie. Ti giuro che mi stava prendendo un ictus ogni volta che provavo a pronunciare bene il tuo nome. Perché non lo so pronunciare, è quello il problema. Io non lo so pronunciare, quindi il mio cervello traduceva quelle parole in molte parole strane, confuse, disinvolte. E non lo so manco ora che cosa sta dicendo. Grazie, Mav. Qua c'è un orso, Yogi, ma noi non lo vogliamo andare a disturbare, vero? No, che non vogliamo. Ora mi devo rompere le mani per mettere i ruoli a tutti. Mi dispiace tantissimo di averti messo in questo increscioso ruolo. No, non puoi metterti a piangere. Comunque sia, tu sarai anche tu un mod di Discord appena saremo in di più. Appena saremo in di più sarai anche tu mod di Discord, perché ti sei mostrato fedele. Vai! Parla, Odoloran. Job done. The world was lavoro con il pozzare infestato, il fatto sbagliato non ci sono lì, lo scacciato. I just hope every unburied wretch don't start haunting us. Well, that battlefield's gonna cause us a heap of trouble. If they do, you know who to contact. Mi spesa Clevolk, se non mi dico qualcosa. Volker. Name's God! Grande. I don't know him. Though I did hear our herbalist Tamira mention a Claire once. Vediamo. Same one, maybe? Your reward, Master Witcher. The gold I'd hid away for Mandy's dowry. No, yeah, tranquillo, non voglio l'oro della dote di tua figlia. Sono un uomo buono. Vabbè, tanto ti ho derubato già prima di tutti i tuoi averi, quindi ho preso anche di più della mia paga, di che erano solo 21 monete. Ho preso una paga di 50 monete, quindi sono buono. Queste 22 monete tientele tu, io. Dice che il link di disco è scaduto, non valido. Scrivimi su Instagram che te lo mando buono. Ti mando il link buono. Ci sta, le vendite monete non servono ora, esatto. Ho già fatto... Oh, mi hai dato l'ametista e costa molto di più delle 22 monete. Che cazzo. Rivendendola ci guadagno di più. Comunque sia, raga, grazie di aver assistito alla live. Io devo andare a mangiare i link buoni, quelli spicy. Comunque sia, adesso io vado a mangiare e poi parto. Quindi contattatemi su Instagram se avete bisogno del link di Discord per entrare. E niente, noi ci vediamo stasera verso le 7, le 8, vedo un po' a che ora. Ciao a tutti, raga. Vi ringrazio tantissimo di essere stati qui con me, gentilissimi. E adesso per la prima volta farò un raid. Vediamo di raidare qualcuno. E segui un raid verso un canale. Chi c'è online? Ma Dario c'è online. Boh. Lol. Vabbè, questo. Avvia il raid. Perfetto. Buon pranzo anche a voi. Gentilissimi. Grazie mille. Ciao a tutti. Ciao. Ora. Ciao. Ciao ragazzi.